autore italiano, Mario Biondi, vincitore del Campiello nel 1985 con Gli occhi di una donna. Esatto. Scrittore di professione, è un fortunato, riesce a vivere facendo lo scrittore, i suoi libri sono molto belli e oltretutto fai anche il traduttore di libri importanti. Sì. Piccola presentazione, poi tu aggiungerai qualcosa nel corso della nostra Senza chiacchierata. Dubbio. Come mai hai scelto questa canzone? Perché ti piace tanto? Probabilmente si collega a un amore, sicuramente. Una canzone, quando mi è stato chiesto di indicare una canzone, mi è venuta in mente subito questa. È sicuramente collegata a un amore, ma mi pare che sia la canzone tipica del narratore. Pensa a che cosa dicono le parole. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi. E poi prosegue, quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola non esiste più, io vedo il cielo. E pensa che lui dice io vedo il cielo, non dice noi vediamo il cielo. C'è questa tipica posizione di egoismo e concentrismo del narratore. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui abbandonati. Insieme si è abbandonati, ma il cielo lo vede il narratore. Mi sembra che definisca la mia condizione, la mia professione. Sì, e anche quando sei stato molto innamorato, quindi hai detto che ti ricorda l'amore, quindi è anche una condizione da innamorato. È una canzone, questa qui è una canzone che risale ai miei 25 anni o giù di lì. Come si fa a non essere innamorati? Questo sei tu? Oh, quello lì sono io. Peccato che non si vede che ho scritto Italia sul petto, perché io ho quella foto, 18 anni, e sono un giovane nazionale di atletica leggera. E così. Hai vinto qualcosa? Beh, io ero nazionale di atletica leggera nel quadriennio 56-60, che si è concluso con le Olimpiadi di Roma. Ah, eccoti qua. Qui sto vincendo la staffetta 4% ai campionati italiani allo stadio di Firenze. Dietro a me c'è una sfilata di nazionali che ho messo in riga. Ah, però questa è una bella sorpresa. Senti, parlami brevemente, ma in modo significativo, di Mario Biondi figlio. Mario Biondi figlio. Mario Biondi non è padre, infatti, ma è sicuramente figlio. Come tutti noi. Come tutti noi, è una condizione inevitabile. Mario Biondi figlio ha avuto, qui sono io che mi sto laureando così sempre, ho avuto due distacchi, stavo pensando prima ascoltando le parole importanti che ti no, hanno no, due distacchi, proprio quel distacco lì, perché io sono nato nel 39, nel maggio, poco dopo è scoppiata la guerra, ancora poco dopo mio padre, molto giovane, è stato richiamato, ha dovuto partire per la guerra. Mia madre si è trovata sola a Milano con dei grossi problemi. Mi ha affidato una famiglia di contadini del Comasco, dove riteneva che fossi più al sicuro anche da eventuali situazioni belliche. E quindi ho avuto un primo distacco da mia madre, del quale però non mi sono reso conto, perché ero piccolissimo, avrò avuto un anno e mezzo, non lo so. Sono stato ripreso da mia madre, poi portato in giro per mezza Italia a seguito di mio padre che faceva il servizio, che faceva il soldato, e sono stato recuperato sui 3 anni, e forse il distacco che ho sofferto di più è stato quello, perché io nel frattempo mi ero abituato a questa anziana signora, che la chiamavo mamma, questa signora che mi teneva in casa, le sue figlie erano le mie sorelle grandi. Ecco, e te lo ricordi ancora molto? Quello me lo ricordo, non me lo ricordo come un elemento di sofferenza, però penso che sia stato un elemento, o comunque di confusione, perché mia madre veniva a trovarmi sempre, così sapevo che era la mia vera mamma, però io dormivo a letto con queste, con le figlie di questa donna, che erano ragazzine, casa di contadini, io dormivo in letto con loro, c'era un rapporto fisico che secondo me è di grandissima importanza. Era importante, dopo ne parleremo anche con la psicologa, tra l'altro, perché questo è fondamentale, una mamma ne parla in un'intervista che vedremo tra poco. Prima abbiamo visto nel servizio, dicevano, c'era questa frase, questa citazione che diceva la prima grande esperienza dell'uomo è una perdita. Lo è e l'ho vista la frase, era di Andrea, come si chiama? Di Salomè. Sì, Salomè, che non Salomesco. Mi ricordo di questo momento, sì. Sei lui Andrea, sì, Andrea Salomè. E penso, mi è venuto in mente che la poesia nasce da lì. La poesia è perdita. Quando un poeta, io ho fatto anche il poeta prima di diventare narratore, e facendo il poeta si ha voglia di raccontare qualcosa che manca, qualcosa che non c'è, e probabilmente nasce da quella lontanissima prima perdita, proprio, sì, che è rimasta
di cui non si ha coscienza precisa, ma che a livello inconscio. Ecco, tu pensi, tu ti sei occupato anche di molti figli, anche se non ne hai, figli, figli di amici, figli di amiche, di parenti, figli di altre persone, moltissimi, moltissimi. Ecco, hai questa passione per i ragazzi o era casuale? No, no, io appunto avendo forse nel retro della mia coscienza questo senso di mancanza, ho il grande terrore che i bambini un po' più grandi, rimangano soli. Che abbiano un momento di solitudine e di sconcerto, per cui io mi ricordo delle bellissime giornate di sci qui vicino. Proprio perché tu sei anche un grande sciatore. Sono un buon sciatore, sono stato, soprattutto proprio qui nelle valli, nell'alta Val di Susa, che frequento ancora adesso. Ricordo dei sabati, delle domeniche o anche delle settimane bianche, con al seguito uno stuolo di bambini, figli di amici, ma dai, 15, 16, sembrava il pifferaio di Hamelin, non li ho mai portati sul baratro, ma mi divertivo moltissimo per insegnargli a sciare, tirarli fuori dalla neve, fare il maestro, il papà, lo zio. Adesso si tratterebbe di fare un po' il nonno, è un ruolo. però. Ecco, con i bambini piccoli così ti senti a tuo agio? Io moltissimo, moltissimo. C'è una cosa strana, i bambini sono naturalmente molto più istintivi degli adulti, non hanno ancora imparato a mettere in azione i freni inibitori. E sentono se una persona gli vuole bene, o se una persona è ostile. Tu hai scritto un nuovo libro che esce proprio in questo momento, edito da Rizzoli, Un giorno e per tutta la vita. È un titolo molto curioso, un titolo che prende, come si dice. Ecco, ci spieghi come mai un giorno e per tutta la vita? È la storia di un grande amore che è durato teoricamente un giorno, più di un giorno, ma insomma è scoccato un giorno e che è durato per tutta la vita, anche se non si è poi concretizzato. C'è in questo romanzo anche forte un rapporto madre-figlio, perché la protagonista è una signora molto anziana, ieri, molto anziana, che ricorda, arrivata sul limitare della vita, ricorda un grande amore segreto che ha avuto da giovane. Questo sei tu ancora? Quello sono io la sera che ho vinto il premio Campiello, sì, sono lì in mezzo alla gente, vengo un po' fotografato, si noterà forse che sono un po' stranito perché... Sorpreso. Sì, abbastanza sorpreso. Speriamo che anche questo amore, questo grande amore descritto qui dentro possa portarti tanta fortuna. Speriamo. Noi te lo auguriamo e adesso io vado un attimo a parlare con i bambini, tu rimani con noi, certo. Partecipa al dibattito, senz'altro. Fai parte di tutti noi, quindi grazie. Anche non ti sentire dimenticato. No. Cecilia, ciao. Che cosa stai facendo? Me lo racconti? Ma chissà se l'amore può fare i miracoli, ma parlo anche per il tuo libro, visto che... Vabbè, speriamo che li faccia per il mio libro, sarebbe fantastico per me. Ma l'amore è un fatto molto complesso, che secondo me deve portare con sé un po' di ansia, un po' di... Se no, che cosa è? Non può essere un fatto meccanico per cui sì, io voglio bene, il bambino sta lì, io sto qui. Se non c'è un po' di ansia... Io per esempio, tutto sommato, dico sempre che è una fortuna che non sia padre, perché ossessionerei i miei figli con la mia ansia. Mentre quelli degli altri non li hai mai... Quelli degli altri no, perché mi vengono affidati, quando mi venivano affidati, quindi c'era una sorta di fiducia, no? Che mi veniva concessa, che mi faceva sentire molto forte. Ma naturale, se quando mi venivano dietro sciando, se ne vede uno che cade... Io dopo un secondo l'ho già bello tirato su così, sono terrorizzato l'idea che si sia fatto, terrorizzato letteralmente. Però io credo che sia una grossa componente dell'amore, come si fa a non essere ansiosi? Come si fa anche nell'amore nei confronti dei bambini, ma nell'amore tra adulti, se non c'è un po' di ansia, un po' di... Che amore è? Cos'è? L'amore non è bello se non è un po' come dicono Piccicarello. C'è una mamma che vuole ribattere qualcosa a questo nostro ospite che non è padre. Più che giusto quello che ha detto. L'ansia della mamma purtroppo è molto difficile da controllare. Bisognerebbe riuscire a non farla pesare sul bambino, cosa che credo che non tutti riescano, forse molto pochi. E come riusciamo a tradurre l'ansia di una mamma? È la voglia di tenersi il figlio attaccato? Sono le raccomandazioni. Tutti i bambini possono avere uno zio eterno come Mario, certo. Biondi, che è sempre stato lo zio di molti bambini.